Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, andiamo a vedere velocemente quali sono stati gli acquisti per questa stagione del Pisa Sporting Club. Si è concluso il calciomercato, quindi andiamo a valutare quelli che sono stati, diciamo, gli acquisti, le cessioni. Bene, io mi dispiace, volevo farlo ieri sera, ma non ho potuto, ero in trasmissione, sapete, da un'altra, su un emittente. Poi vi manderò i link, eccetera, eccetera. E così, se mi volete seguire anche il venerdì, mi fa solo che piacere. Bene, detto questo, andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda gli acquisti, abbiamo, secondo me, la società ha fatto un buonissimo lavoro a fronte di una spesa di circa 23 milioni. Una cifra onerosa, secondo me. Quindi andiamo a vedere, è stato acquistato Arena, Barbieri, Esteves, Vignato, e poi abbiamo poi la società ha acquistato Veloso, D'Alessandro, Barberis, Valotti, McLar, che è una scommessa, e poi terzo portiere Campani. Questi sono stati, diciamo, gli acquisti. Io credo che Giovanni Corrado e Stefanelli abbiano fatto un buonissimo lavoro. Diciamo che Vignato è arrivato, diciamo così, in extremis, all'ultimo. È stato un acquisto ottimo, ma è stato un acquisto, diciamo così, condizionato purtroppo all'infortunio di Matteo Tramoni. Questo purtroppo... io dico purtroppo perché, insomma, è dispiaciuto, ecco, che il ragazzo, secondo me, stava facendo molto molto bene. Quindi sono tutti giocatori che alla fine sono stati portati alla corte di mister Aquilani per soddisfare le sue, diciamo così, il suo gioco, quello che Aquilani ha intenzione di fare. Gioco offensivo, ragazzi, c'è poco da fare. Aquilani l'ha detto anche in conferenza stampa prima della partita di oggi. Dove io sarò a Modena, quindi fra breve partirò. E niente, per vedere la partita. Io credo che fondamentalmente questi giocatori siano non buoni di più. Un centrocampo forte. Quest'anno abbiamo un fortissimo centrocampo. Ma fortissimo veramente. Poi abbiamo una buonissima difesa, perché comunque avete visto Steves, Canestrelli, ma anche Le Verbe, io credo, insomma, alla fine poi rientrerà Caracciolo, poi abbiamo Steves, cioè una squadra che si deve, l'ho detto in varie, ripetuto, ma lo dico di nuovo, che si deve rodare. Ma io credo che quando si sarà rodata questa squadra quest'anno dirà la sua, e anche alla grande dirà la sua. Sono contento per gli acquisti, sono contento per come è stato gestito questo calciomercato, anche se forse un pochettino prima sarebbe stato meglio. Diciamo così, non sei mai contento? No, non è questo, è proprio un discorso di, diciamo, ingranaggi, ecco, tutto lì. Poi si può perdere una partita, non è quello, però alla fine, come ho detto e ripeto, anche contro il Parma non meritavamo sicuramente la sconfitta. Ma detto questo, eravamo a ranghi ridotti, avete visto, anche Vignato è stato preso e tesserato alla velocità della luce, proprio per il discorso che oggi sicuramente Aquilani lo schiererà in campo. Ecco, non è come qualcuno che doveva... quando arrivava, se vi ricordate, doveva prendere dopo tre partite. No, quando c'è necessità il mister non si fa scrupoli. Bene così, secondo me. Come McLaren è stato preso, è stato buttato nella mischia subito, ma è giusto che sia così, secondo me. Poi dice, ma va bene, diamo tempo al tempo, cioè, nel senso, comunque i ragazzi, io per quello che ho potuto vedere anche in fase di allenamento, i ragazzi sono veramente bravi, ci tengono, e quello è l'importante. Tengono alla maglia, tengono alla, diciamo così, insomma, alla società, e quindi va bene, secondo me va bene. Poi
si può vincere o si può perdere, ma alla fine l'importante è vedere del bel gioco, cioè nel senso vedere una squadra che è propositiva, insomma, eccetera eccetera. Io la faccio breve perché insomma è solo un discorso di fine calciomercato, ok? Quindi oggi io credo che vedremo, secondo me, una buonissima partita a parte del Pisa. Poi per quanto riguarda anche Ionita, è andato via, Sibilli è stato accasato al Bari, Gliozzi non è andato in porto, non è andato in porto la cessione, va bene, ma non... E poi, insomma, poi ci sono stati altri, c'è Barberis, però io credo che quest'anno gli acquisti del Pisa siano veramente, veramente azzeccati, ma nel vero senso della parola. Questa squadra, secondo me, mio modestissimo parere, dirà la sua in campionato e la dirà alla grande. Questo è quello che ho visto io fino adesso. Poi magari mi posso anche sbagliare, per l'amor di Dio, cioè, non c'è. Però quando, poi voi lo sapete, io sono aperto, no? Se c'è da fare una critica io la faccio, e secondo me la società quest'anno ha fatto veramente bene il calcio mercato, veramente veramente bene. Ha sborsato una cifra onerosa, 23 milioni all'incirca, ma Clare è costato solo lui 3 milioni alla società, quindi voglio dire la società ha investito e ha investito forte. Ha un percorso, ha detto, di 2 anni, no, per portare il Pisa in Serie A, ma io credo che i giocatori, se ci mettono del suo, ma veramente ce lo metteranno sicuro, questa società salirà in A prima. E ho detto tutto. Bene, io vi rimando al video di stasera, dopo la partita, quando torno da Modena, ovviamente sparerò a zero il video. Dopodiché lunedì ci sarà la trasmissione e noi siamo nerazzurri. Mi raccomando ragazzi, tutti presenti lunedì, mi raccomando. Bene, detto questo, io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A stasera.